Quante volte vi è capitato di partire per un trekking e dopo qualche ora di cammino ritrovarvi sotto l'acqua? È capitato spesso anche a me e negli anni sono andato a costruirmi un mio kit personale antipioggia, 100% impermeabile ma anche super traspirante. Oggi lo vediamo insieme e vi do anche qualche consiglio per l'acquisto. Il primo capo di cui voglio parlare sono i pantaloni, nel particolare io ho deciso di utilizzare i Carpos Low Terrain Pants. Questo perché hanno delle feature che a me trovano veramente comode. Innanzitutto sono molto leggeri e si fanno molto piccoli come andare a riporli nello zaino, infatti parliamo di un pantalone che sta sui 200 grammi. La caratteristica che poi mi piace è la loro membrana. Non è super traspirante, infatti parliamo di un 15.000 per quanto riguarda la traspirabilità e 20.000 per quanto riguarda l'impermeabilità, ma la caratteristica che più mi piace è che hanno una membrana idrofila non porosa, ovvero una membrana che andrà avanti ad essere traspirante anche se piove tantissimo, anche se sotto dovessimo sudare tanto, e proprio se dovessimo sudare tanto questo tipo di membrana non va a dare quel senso di appiccicaticcio sulla pelle che a me non è mai piaciuto. Per quanto riguarda la traspirabilità, come dicevo, non è tantissima perché anche io mi sono accorto che personalmente non sudo tanto sulla parte inferiore delle gambe, quindi ho preferito avere una membrana che se sudo un pochino non si attacca alla pelle piuttosto che averne una idrofoba porosa che invece andrebbe ad attaccarsi alla pelle. Altra caratteristica che mi è piaciuta tantissimo di questi pantaloni è che hanno due zip laterali che permettono di poterli calzare velocissimamente. Veramente aprendo le zip io in 15 secondi da quando inizia a piovere ho sui pantaloni e posso proteggermi. Quindi da questo punto di vista li tengo veramente funzionali, piccolissimi, leggeri, con un'ottima membrana e poi non costano neanche tanto perché comunque parliamo di un pantalone che online si trova su 150 euro. Il secondo prodotto di cui vi parlo è naturalmente la giacca. Io ho deciso di utilizzare la Jack Wolski Aspizze Air 3 Layer, ovvero una giacca hard shell a 3 strati. Se vi ricordate, nella recensione l'ho abbastanza criticata e ancora oggi ci sono alcune caratteristiche che non mi fanno impazzire, però l'ho scelta per la sua membrana. Infatti utilizza una membrana Pertex Shield Air che ha 75.000 di traspirabilità e 20.000 di impermeabilità. Ho deciso di utilizzare questa sia perché voglio vedere come lavora sul lungo periodo, quindi utilizzandola tanto poi vi racconterò anche come si comporta sul lungo periodo, ma soprattutto per la sua traspirabilità. Io sono una persona che nella parte superiore tende a sudare, quindi ho preferito una giacca bella traspirante rispetto a una giacca che magari ha tantissimo di impermeabilità. Dunque ho scelto questo tipo di giacca, una giacca che poi è anche molto leggera, perché parliamo di 350 grammi per quanto riguarda il peso, e anche molto piccola. Questa giacca, veramente da richiusa, occupa pochissimo spazio, molto meno di un classico guscio tipo in Gore-Tex. Dunque questa è la giacca che andrò ad utilizzare, ma c'è un ma, ovvero che questa giacca sul sito di Jawoski costa 600 euro e 350 euro la si trova online. Però voglio darvi anche un'alternativa più economica. Se non avete 600 euro per la spizza di prima, l'alternativa economica che vi do è questa Carpos Storm Evo. Parliamo di una giacca che online la si trova sui 170-180 euro. È molto traspirante perché utilizza una membrana che arriva fino a 40.000 di traspirabilità, che a livello di numeri è il doppio di un guscio in Gore-Tex. Ha comunque 20.000 di impermeabilità, quindi vi protegge benissimo dall'acqua. È un 3 strati, la si può utilizzare praticamente quasi tutto l'anno, dall'inverno all'estate. L'unico aspetto che dovete considerare è che non diventa tanto piccola e anche il peso non è così esiguo. Diciamo che rispetto magari a un guscio tradizionale tende a essere un pochino più grossa perché è una giacca pensata soprattutto per alpinismo invernale, che però si adatta bene anche a tutto quello che è il trekking estivo. Dunque se avete un budget inferiore, secondo me questa Carpos Storm Evo è veramente la miglior giacca per rapporto qualità, prezzo e soprattutto prestazioni del materiale. Prima di continuare fatemi sapere voi che pantaloni e che giacca utilizzate per proteggervi dall'acqua. Scrivetemelo qua sotto nei commenti che così ne discutiamo assieme. Continuando, vi faccio vedere cosa mi porto dietro oltre a pantaloni e giacca nel mio kit antipioggia. Innanzitutto un piccolo stuoino, questo è un panno in microfibra che mi torna veramente comodo nel momento in cui finisce di piovere per asciugarsi magari i capelli, le mani, quel che bisogna asciugarsi se si è presa un po' d'acqua, anche perché a me è capitato spessissimo che finito di piovere si alza il vento e se non ci si asciuga un po' il giorno dopo sicuro si ha la febbre. Quindi piccolo stuoino, alla Decathlon se ne trovano anche a pochi euro, l'importante è che sia piccolino e leggero.
All'interno poi mi porto anche un paio di guanti. In particolare ho deciso di continuare a utilizzare quelli con la membrana Ash Dry. Mi ci trovo veramente bene, soprattutto perché dopo tante ore di pioggia non si bagnano, hanno un'ottima membrana, una membrana anche durevole, quindi io continuerò a utilizzare questi. E inoltre l'aspetto che più mi è piaciuto è che sono anche abbastanza leggeri, quindi posso portarli via senza nessun problema. All'interno poi troviamo un piccolo cambio, ovvero un paio di calzini che naturalmente tornano sempre comodi se ci si bagna i piedi. Nel particolare vi consiglio quelli di Oxygo se volete un ottimo rapporto qualità-prezzo, se avete qualcosa più da spendere quelli di XSOX secondo me sono i migliori. E infine una maglietta classica per avere un ricambio, perché comunque anche se la giacca è traspirante un pochino si suda, quindi comunque avere una maglietta fa sempre comodo. Infine il tutto lo vado a riporre all'interno di una dry bag. Di dry bag se ne trovano tantissime su Amazon, veramente anche a pochi euro. Io porto tutto in una dry bag innanzitutto per una facilità di trasporto, perché questo kit lo lascio a casa e quando devo partire lo metto nello zaino e vado. E poi perché se qualcosa si dovesse bagnare, tenendolo all'interno di una dry bag posso riporlo all'interno dello zaino, evitando che questo indumento vada a bagnare tutto il resto dello zaino. Dunque ragazzi, questo è il mio personale kit antipioggia che porterò con me per tutta l'estate. Fatemi sapere voi cosa andreste ad aggiungere, cosa andreste a togliere. Mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti e io, nella speranza di avervi aiutato a scegliere la vostra attrezzatura antipioggia, vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!